penso lo stesso orario si stia svolgendo la conferenza. Ho precisato la bravura del personale nostro che è riuscito in questo giro rocambolesco dopo il furto nel distributore di benzina a catturarli, come sapete, in modo quasi da manuale. Sono come orde di rapaci che si avventano sulla preda. Sono professionisti, non improvvisano e possono fronteggiare qualsiasi situazione. Li definisce così, senza mezzi termini, il questore Antonio Lauriola nel descrivere le bande di pendolari del crimine che si spostano su tutto il territorio nazionale a caccia di obiettivi da colpire. Ma questa volta gli è andata male. A Pesaro, al casello dell'A14, poco prima dell'alba di ieri, un'azione fulminea ma ben orchestrata della mobile di Pesaro assieme ai colleghi di Rieti ed una volante del commissariato di Fano, tutti coordinati personalmente dal dirigente Stefano Seretti, ha messo la parola fine alla carriera di 5 rumeni, di età compresa tra i 26 e i 39 anni, alcuni di loro pluripregiudicati, esperti e ben attrezzati, pendolari del crimine specializzati nello scassinare i self-service dei distributori di carburante, partiti nel cuore della notte dal Lazio. La loro tecnica, rudimentale ma efficace, prevede, una volta forzata la colonnina, con uno strumento cosparso di biadesivo di pescare tutte le banconote contenute nella cassetta di deposito. I cinque, tutti a bordo di una potente BMW X5, erano usciti dal casello di Fano già con i poliziotti reatini alle calcagna, che non hanno fatto altro che chiamare i rinforzi. E la cavalleria è arrivata, uomini della mobile di Pesaro ed una pattuglia del commissariato di Fano con un'auto civetta dalle 3 del mattino. Li ha seguiti in tutti i movimenti, prima e dopo aver scassinato il distributore IP lungo la statale 16. Beh, il nostro lavoro, noi lo sappiamo, dobbiamo fare di tutto per cercare di tutelare in primis i cittadini e gli utenti. Questo è il nostro primo, diciamo, obiettivo. In secondis è quello di ottenere il risultato, che appunto questo è il nostro lavoro, e in terzo ordine è quello di naturalmente di tutelare anche la nostra incolumità. Però è l'ultimo, diciamo, di tutti gli aspetti. Ora il sodalizio di malviventi si trova in carcere a Villa Fastigi, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che a breve dovrebbe convalidarne l'arresto.